Siamo qui con il nostro amico Salvatore Cimino, Gabriella Guida, candidato sindaco di Super Positano, per questo incontro. Positano News ti segue sempre dappertutto, tu lo sai, le 6 di mattina a Massalubrenza, a Roma, ti abbiamo seguito anche in barca quando fino a che sei arrivato ad Amalfi, ora ti seguiamo anche in questa iniziativa. Allora, Positano, paese con difficoltà oggettive, però la politica è l'arte del possibile, Salvatore. Cosa proponiamo, soprattutto qui in questo contesto? E innanzitutto, come sta andando la tua battaglia per il PEBA? Che per chi non lo sapesse, è il piano per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Allora, innanzitutto, per esempio, non ci dobbiamo mai dimenticare, dobbiamo insistere sul concetto che la disabilità risiede nella società e non nella persona. Non esistono persone disabili, ma esistono contesti che lo sono. Come Positano oggi purtroppo è un paese disabile che non riesce a rispondere alla domanda importante dei suoi concittadini che vivono con una disabilità. Per cui ci sono delle mancanze veramente oggettive che precludono una vita, ok? Precludono una vita partecipativa alla vita della cittadina. Okay? E quindi, per esempio, una persona, e ce ne sono diverse, che vivono in carrozzina, uno in particolare, non faccio il nome, che è nel mio cuore, okay? Che ha difficoltà di uscire di casa, di raggiungere il suo ufficio, di raggiungere la spiaggia, di raggiungere il suo istituto. Per cui, ecco, io sono qui oggi insieme a Gabriele perché insieme vogliamo costruire un percorso che finalmente possa rispondere in concreto a tutte le esigenze che oggi preoccupano le persone che vivono con una disabilità. Io direi di più, datore, come giornalista da 40 anni che seguo Positano, Positano siamo tutti disabili, perché Positano è un paese che si vive nelle scale. Basta essere anziani, basta essere minimamente sofferenti, e quindi il problema è un problema molto grave. Però non significa frenarci alle scale, giusto Gabriella? Bisogna avere delle prospettive, sì. Pensare a queste prospettive. Intanto che cosa proponete voi? Il punto è appianare le disparità in generale, cioè tutti devono avere accesso alla stessa qualità di vita, alle stesse opportunità. Se questo vuol dire poter studiare l'abbattimento delle barriere architettoniche, deve essere fatto prioritariamente. E dove non è possibile pensare a un intervento strutturale importante, si possono trovare soluzioni più adatte al luogo, ma sicuramente una volontà forte di superare la difficoltà vuol dire raggiungere gli obiettivi. Io penso che persone come Salvatore impersonano questo concetto. Beh, Salvatore impersona anche la sfida, che è quella di riuscire a vivere la disabilità con grande coraggio, grande energia, e ricordiamo che è stato testimonial un po' in tutto il mondo. Diciamo, le ultime tue apparizioni, mi sono un po' perso, cioè, tra varie parti del mondo. Come hai vissuto questo periodo del Covid, a proposito, Salvatore? Diciamo? Come tutti, praticamente prigioniero in casa. L'unica cosa, la mia fortuna è che la mia azienda, io lavoro per Leonardo, che è inserita in un mercato strategico del nostro paese, per cui grazie a questo ho avuto il permesso di uscire di casa per recarmi in ufficio, ma per il resto praticamente l'ho vissuta come tutti e preoccupato come tutti, perché anzi raccomando a tutti quelli che ci stanno ascoltando di seguire quelle che sono oggi le direttive, perché il Covid è un virus veramente letale, può essere letale, per cui seguire quelle che sono le direttive. Assolutamente, neanche assolutamente. Farsi imprigionare della paura. No, quella no. Per cui ecco, tutti insieme dobbiamo aspettare. Noi siamo per tornare a scuola, certo, diciamo. Certo. L'unica cosa per uscire da questa prigionia di questo virus è quello di attendere, speriamo al più presto, che svilupperanno un vaccino, che lo distribuiranno nella maniera più veloce, quando sarà ben testato, è sicuro. Assolutamente. Quindi diciamo, ci vuole giustamente, speriamo che comincino le scuole anche in questo, perché sono fondamentali, perché le disabilità sono anche culturali, giusto? Certo. Soprattutto mentali. Assolutamente, però siccome noi stiamo parlando da un luogo dove per fortuna è molto arioso, dove c'è uno spazio infinito,
Per esempio, io invito tutta la cittadinanza di Positano ad essere presente qui stasera alle ore 19, perché ci sarà un grande momento di condivisione, perché solo attraverso la condivisione noi possiamo raggiungere gli obiettivi anche più difficili. Per cui vi aspetto veramente in tanti stasera insieme a Gabriella, per costruire tutti quanti insieme, perché solo insieme possiamo costruire una Positano per tutti e di tutti soprattutto. Bene, la Positano e anche gli altri comuni dove il PEPA già è stato adottato. Quali sono questi comuni? Uno sta proprio qui vicino a noi, che è Massalobrenze, è una cittadina che amo tantissimo, e ne approfitto per salutare il suo sindaco Balducelli. Spero tantissimo che venga confermato con tutta la sua squadra, perché è stato il primo paese in Campania a dotarsi di questo importantissimo strumento che è il PEPA, appunto. Che stanno cominciando ad attuarlo. Certo, ma dietro di me praticamente c'è un'istituzione oramai nazionale, che è l'associazione Luca Coscioni, che si batte in tutta Italia, e stiamo vincendo anche diverse cause in giro per l'Italia, per esempio come l'ultima Sperlonga, per esempio come in altri paesi a Verona, dove oggi i comuni adesso si devono organizzare per rispettare queste sentenze, e cioè di rimuovere tutte quelle barriere, okay, che precludono la libertà, attenzione, che precludono la libertà delle persone. Una cosa importante, perché affinché anche il PEPA non rimanga poi sulla carta. Assolutamente. Perché ricordiamo che è uno strumento urbanistico che è obbligatorio, fra l'altro, che non sono solo vincoli, diciamo che ci sono anche delle opportunità, dei vantaggi anche economici nel fare questo tipo di lavoro. Assolutamente. Va bene, speriamo bene, siamo sicuri che tutti quanti, tutte le parti politiche seguiranno le indicazioni di Cimino. Grazie a Gabriele, grazie a tutti voi.